I 12 migliori studenti vicentini delle scuole superiori ad indirizzo meccanico ed elettromeccanico hanno avuto l'eccezionale opportunità di visitare il CERN di Ginevra, l'organizzazione europea per la ricerca nucleare che vanta il più grande laboratorio di fisica al mondo. Un viaggio studio organizzato e offerto da Confartigianato. Fornire alle giovani generazioni esperienze dirette e personali come strumento per la valutazione della loro propensione alla ricerca e all'attività imprenditoriale. E questa è una delle ragioni che ha spinto Confartigianato Vicenza a proseguire l'iniziativa iniziata 13 anni fa con il premio Daltoso, sviluppandola quest'anno in un viaggio studio al CERN. L'Organizzazione Europea per la Ricerca Nucleare nei giorni scorsi ha così ospitato queste fervide giovani menti per mostrare loro cosa significhi il mondo della fisica. È stata molto molto interessante, proprio un bel premio che ci ha fatto la Confartigianato, perché il CERN è un posto dove ci va la gente migliore e ingegneri migliori, anche italiani, soprattutto italiani, ed è stato proprio stimolante anche per il nostro futuro. La cosa che mi ha colpito di più è sicuramente la preparazione di tutta la gente che lavora all'interno del CERN, l'organizzazione. È un altro esempio di come l'associazione intenda avvicinare il mondo del lavoro e il mondo della scuola, puntando sul riconoscimento delle eccellenze, hanno commentato Ezio Zerbato e Maurizio Concato, presidenti di Metalmeccanica ed Elettromeccanica. Un impegno che nel corso dell'anno si traduce in svariati progetti volti a coinvolgere giovani di età e indirizzi scolastici diversi per consentire loro di relazionarsi direttamente con le attività artigiane, di conoscerle e di apprezzarle. Colpiti e incuriositi dall'universo delle particelle, ma anche dall'utilizzo dei migliori strumenti informatici, i ragazzi, freschi di visita al CERN, raccontano di tornare a casa arricchiti da questa esperienza unica che i nostri microfoni descrivono così. Sbalorditiva, direi. Formativa e divertente anche, dai.